Quando Sant'Agata morì, comunque, indossasse una veste verde. Per questo le donne, in teoria, dovrebbero avere tutti quanti il vestito verde. Mentre, per quanto riguarda il sacco bianco, è la popolazione che accolse le salme di Sant'Agata quando vennero da Costantinopoli. Ma chi è che sceglie che lei c'ha la verde e tu c'ha la bianca? Ma non è una scelta, io so. Cioè, a me avevano messo il sacco bianco, perché quando tutti siamo usciti, avevamo le sottane queste bianche e il cappello comunque, che si usava era così, poi l'abbiamo cambiato. Cioè, si usciva così, no? Con il vestito verde di Sant'Agata. Io quindi ho messo questo. Ma sa, ma che fa fuori? Si mette con quando sono andata io a mettermi la tutti si lamento. Tuttora c'è ancora chi si mette il sacco verde. Cioè, non c'è una regola. Io ce l'ho di fatto di stoffa, di sacco, perché l'ho cambiato io, perché in teoria questo qua dovrebbe essere il vestito. Io c'ho il vestito di Sant'Agata. Un sacco di tempo fa c'era che le femmine si dovevano mettere il sacco verde. Poi non si vendono più. Mia nonna, le stavo raccontando, mi ricordo che mi ha detto che le donne comunque prima ce l'avevano tutti verdi. Siccome la mia promessa è stata fatta con un vestito verde in mano, quindi io fin quando morirò e lei mi incontrerà, lei mi vedrà sempre col sacco verde. Il vescovo ha detto che si doveva mettere sia bianco anche le femmine, ma non c'era più verde. Allora c'è una legge. Tra virgolette sì. Ah. In tanti mi hanno detto cambialo perché qui il verde ormai non si usa più. Per me non è un usanzo, comunque una moda. Posso andare? Sì. Grazie. Ciao. Ma cosa? No, sì, 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 ah, sì, sì, qua, questo lo deve legare. Viva Sant'Agata. Bravissimo. Oh, c'è? È emozionato. Dito con dito, dito con dito. È emozionata. Si perdono, le persone che perdono il guanto lo attaccano in modo tale che se lo ritrovano, lo ritrovano nel cordone. Almeno non è a terra. Dove sono andato?